Niccolò caro, io ho già fatto qualche preambolo, però non è sufficiente la mia presentazione. Io ho bisogno che tu parli a questo meraviglioso pubblico che hai saputo così magistralmente mettere insieme, e quindi la parola a te. Ancora un applauso al nostro Niccolò. Sarò brevissimo perché le cose che devo dire sono semplici ma chiarissime. E 2 anni fa ho deciso di organizzare questa manifestazione che, come vedete, anche dalla lunghezza, ma è anche la bellezza di questa manifestazione, la lunghezza dei saluti, che è una manifestazione unica perché mette insieme, e da lì il nome, tutte le maggiori organizzazioni di service a livello internazionale. Molti di voi sono stati alle 2 precedenti edizioni, anche quest'anno uno straordinario successo. Vi assicuro, c'è stato il sold out di tutti i biglietti e devo dire che è stato veramente un momento per me e per la mia famiglia e per tutte le associazioni molto importante, perché il calore che ci trasmettono le persone per noi è fondamentale, che operiamo nel mondo del sociale e del service. E perché organizzare questa manifestazione? La motivazione è semplicissima. Siamo in un momento particolare della nostra vita, della nostra società, si sentono tante cose brutte sui giornali, in televisione, alla radio, per le strade. E allora io credo che invece bisogna parlare anche e soprattutto del buono e del bene che si fa nella società e di chi nella società opera per fare del bene e per cercare di migliorare la società. E allora ho deciso di organizzare questa manifestazione per questo motivo, cioè per dare risalto alla parte buona della nostra società e in questo caso alla parte buona dell'Italia e alla parte buona della città di Roma, che come sapete negli ultimi mesi sta vivendo veramente momenti molto difficili. Però tutti quanti noi dobbiamo essere consapevoli, e questo ne dobbiamo essere assolutamente consapevoli, che la stragrande maggioranza della società è una società positiva, è una società di grandi valori, è una società che opera per gli altri. Perché queste associazioni, queste organizzazioni internazionali oggi rappresentate ai massimi livelli, in Italia rappresentano milioni e milioni di persone, e sono milioni e milioni di persone che operano nel tessuto sociale. Lo fanno in silenzio, lo fanno per gli altri, molte volte i giornali non ne parlano, e quindi è giusto dare a queste organizzazioni dei momenti di risalto come oggi in questa giornata. E la vostra partecipazione è una testimonianza a noi, a loro, dell'affetto che si nutre nei loro confronti. Voi siete parte di questo meccanismo, perché ovviamente senza unione non si può fare nulla nella vita, senza unione positiva non si può fare niente. E quindi la vostra partecipazione per noi è assolutamente indispensabile. Grazie ancora di averci donato questo momento piacevole che noi cerchiamo di restituirvi. Il maestro Piovani, che io ringrazio, lo faremo anche dopo, della sua partecipazione a titolo gratuito a questo concerto, e credo che di questo poi dopo ne dovremo essere veramente molto grati. E allora adesso è giusto parlare e dare la parola anche ai rappresentanti degli enti beneficiati, che sono il Bambin Gesù, straordinaria istituzione che opera in Italia e adesso da un po' di anni anche nel mondo, e che il mondo ci invidia ed è patrimonio della nostra città. E l'associazione Salva Mamme, che opera anche l'associazione Salva Mamme per i nostri bambini, che io conosco molto bene, con il quale collaboro da tanti anni, e qui abbiamo la presidente Maria Grazia Passeri. Associazione pura, non tutto nel mondo del sociale è puro, qui c'è la parte buona, c'è la parte vera di tutto il movimento delle politiche sociali in Italia e anche nel mondo. Vi ringrazio della vostra partecipazione, sapete bene che per me questa è una serata anche dedicata alla figura di mia madre, quindi una serata particolare, una serata a cui io tengo tantissimo. Mi avete riempito il cuore di gioia, il prossimo anno ovviamente ripeteremo, ci saranno delle altre sorprese, speriamo di mantenere i livelli che siamo tutti quanti noi abituati. E a voi vi ringrazio, e ringrazio le persone che insieme a me hanno voluto organizzare questa manifestazione. Ognuno ha fatto tutto quello che poteva fare e anche di più. Grazie a voi della vostra presenza. Grazie Niccolò, un momento molto importante. Intanto presentiamo papà, perché poi andiamo a raccontare per quei pochi che ancora non lo sanno che cos'è il premio Luciana Pozzi di Raimondo.
Grazie Giorgio, ben trovato, un applauso. Io non vi nascondo di essere un po' emozionato, nonostante gli anni che oramai pesano sulla mia testa, ma trovarmi qua per la terza volta a partecipare a un'iniziativa che voglio ricordare a tutti, vede il primo piano, prima di tutto, Luciana, che è mia moglie, che non c'è più purtroppo, e alla quale è destinata questa iniziativa, perché io sono convinto che se lei fosse qui tra noi ne sarebbe ben felice, e chi l'ha conosciuta può ben capirlo. Questa iniziativa è nata per dare un riconoscimento ai giovani, perché Luciana ci teneva molto ai giovani, ma io non voglio dilungarmi troppo perché siamo qua anche per sentire della buona musica. Quest'anno il premio viene dato a due giovani talenti della moda italiana che si sono particolarmente distinti per il loro stile, per la loro inventiva, che forse non sono qui, però il premio verrà consegnato lo stesso ai rappresentanti dell'alta moda Roma. Io vorrei chiudere con una sola considerazione. Io sono felice di vedervi qui intanto numerosi, siete già stati ringraziati, ma un ringraziamento particolare ve lo voglio fare io, perché se questa iniziativa va avanti è perché c'è tutto il vostro appoggio. E poi consentitemelo, e qui esco un po' dal compito che mi è stato affidato, ma vorrei un ringraziamento dare particolarissimo a Nicolò, perché Nicolò se lo merita, ve lo garantisco io. Non ha avuto il mio aiuto, perché non me l'ha mai chiesto, ha avuto l'aiuto di altre persone, che io ringrazio ma senza fare i nomi, però lui oramai procede sulla sua strada, lo fa benissimo, e lo dico non perché sia mio figlio, ma perché lo sta dimostrando oramai da 3 anni. E quindi io vorrei che ripeteste un calorosissimo applauso a Nicolò. E ci sta veramente tutto, ci sta questa velata commozione che ci tocca molto profondamente, grazie. Degli occhi fantastici che parlano da soli, basterebbero quelli su questo palco, su quanto penso che l'abbia tolto anche la telecamera.